garantire la sicurezza del tuo spazio web ed evitare accessi non autorizzati da parte di terzi o di sistemi automatici, Aruba ti mette a disposizione la funzione Limita accesso FTP per i domini con servizio hosting. Per iniziare, accedi al pannello di controllo dall'indirizzo admin.aruba.it. Inserisci nei rispettivi campi lo username @aruba.it, la password e vai su Accedi. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi indicare il nome del dominio per cui vuoi limitare l'accesso FTP. Diversamente, l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Una volta effettuato il login dal menu di sinistra, clicca su Sicurezza, poi su Limita accesso FTP oppure su Gestisci in corrispondenza della sezione Limita accesso FTP. Da questa pagina ti è possibile aggiungere IP o classi di IP ai quali sarà consentito l'accesso via FTP al tuo spazio web. Vediamo come. Dal pulsante Abilita potrai abilitare all'accesso via FTP l'indirizzo IP dal quale stai navigando. Oppure potrai consentire a un altro indirizzo IP l'accesso via FTP al tuo spazio web. Ti basta inserire nel campo indicato l'indirizzo IP e poi cliccare su Aggiungi IP. O ancora potrai inserire una classe di IP indicando l'indirizzo IP dal quale stai navigando, sostituendo l'ultimo gruppo di numeri con 0 e dopo il simbolo slash la sottorete. Un esempio. Dopo il simbolo slash digita il numero 24 se desideri autorizzare tutte le variazioni dell'indirizzo IP relative all'ultimo gruppo di cifre dell'IP, cioè tutti gli indirizzi che mantengono uguali i primi tre gruppi. Clicca su Aggiungi classe IP. La configurazione FTP è stata salvata con successo. In riferimento all'esempio mostrato, indicando 93.210.210.0/24, si autorizzano gli IP da 93.210.210.0 a 93.210.210.255. Per eliminare le abilitazioni, clicca sull'icona del cestino in corrispondenza dell'indirizzo IP al quale desideri revocare l'abilitazione. Clicca sull'icona del cestino in corrispondenza della classe di IP alla quale desideri revocare l'abilitazione. Un'alternativa è quella di cliccare su Reset limitazioni per revocare tutte le abilitazioni e consentire a qualsiasi indirizzo IP l'accesso via FTP. Infine, conferma la revoca cliccando su Procedi.